Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Rongione Cardinal. Oggi sono qui con il mio braccio destro, Rodrigo. Cosa prepariamo oggi? Oggi prepariamo un churrasco d'agnello iberico, quindi la parte delle costine. Oggi facciamo una versione un po' fusion, sì, con una salsa di soia, zenzero, miele e andiamo a dargli un tocco un po' piccante a questo churrasco, che però prima dobbiamo far cuocere a bassa temperatura. Quindi andiamo a condirlo bene con un po' di pepe selvatico. Gli diamo una bella massaggiata? Gli diamo una bella massaggiata, bravo, così andiamo a far aderire tutte le spezie sulla carne. Olio e metti un pizzico di sale. E poi lo andiamo a coprire con della carta stagnola e lo cucineremo in forno a 140 gradi per 2 ore e mezza. Essendo una cottura abbastanza lunga, l'abbiamo già preparato, il risultato poi sarà questo. E adesso lo andiamo a condire con una salsa realizzata appunto a base di miele, zenzero e salsa di soia. Lo andremo a glassare bene e a questo punto andiamo a farlo cicatrizzare in forno a 220 gradi per circa 10-12 minuti. Prendiamo i topinambur, è un tubero che ricorderà un po' il sentore di carciofo. Mettiamo dell'olio extravergine in un pentolino. Molto importante è pelare il topinambur e tagliarlo molto molto finemente. Adesso facciamo rosolare leggermente il topinambur e poi partiamo con la cottura. Passato 1 minuto e mezzo, raggiunta appena appena una doratura leggera, andiamo ad aggiungere la sua acqua fino a coprirlo e lo lasciamo andare finché non sarà cotto. Quanto tempo andiamo a fare cuocere il topinambur, Rodrigo? Allora, dato che l'abbiamo fatto leggermente un po' più fino, forse un quarto d'ora, raggiungiamo un quarto d'ora la cottura. Sarà pronto. Ok, nel frattempo andiamo a realizzare la nostra salsa che andrà a glassare l'agnello, che sarà ottenuta a base di zenzero, miele e salsa di soia. Andiamo a mettere un po' di zenzero a fette all'interno del pentolino, un cucchiaio di miele d'acacia e adesso mettiamo sulla fonte di calore e facciamo leggermente caramellizzare. Il miele sta iniziando a fondersi e a questo punto andiamo ad aggiungere un po' di salsa di soia. Una volta che ha preso bollore andiamo a covarlo con un fumage sopra il nostro churrasco d'agnello. Andiamo a fare aderire tutta la salsa in tutta la superficie e a questo punto lo facciamo andare un quarto d'ora a 220 gradi, così da ottenere una caramellizzazione del miele in forno. Intanto che il nostro churrasco termina di caramellizzare in forno, andiamo a spadellare funghi shiitake con un filo di olio. Andiamo a mettere nella padella uno spicchio d'aglio in camicia. Una volta che l'olio sarà caldo, mettiamo dentro i nostri funghi. Andiamo a condire con un pizzico di sale, una grattata di pepe e un goccino di salsa di soia. Andiamo a riempire il nostro boccale con il topinambur. Iniziamo frullando senza aggiunta di acqua. La nostra crema è pronta, non ci resta che tirare fuori l'agnello dal forno e impiattare. Andiamo a mettere alla base la nostra crema di topinambur. Cottura perfetta quando riusciamo a togliere il pezzettino dalla carne in questa maniera. Con un goccio di salsa. Andiamo a completare con qualche foglia di misticanza di Alpine Herbs. Il nostro churrasco d'agnello iberico
in versione fusion.